Officina 9000 giri con Luca. Ciao Luca. Ciao Frank, di quella dietro ci guarda, ci osserva. Esatto, di cosa parliamo lì. oggi? Oggi parliamo di una Jaguar, una F-Type e di una BMW 114. Ok, da quale partiamo? Partiamo dalla Jaguar, Jaguar eh, ok, allora questa qui è una, vabbè, un F-Type, eh, bellissima macchina, una delle più belle macchine, anzi la più bella macchina che ha fatto la Jaguar negli ultimi anni, parere mio personale, 2000 di cilindrata, 300 cavalli, devo dire, turbo ovviamente, eh, una macchina furba, una macchina al di là del, della bellezza intrinseca, è proprio che ha un motore bello, bello, cioè, non dici niente no, c'è la versione... E anche 5000, di linea, spettacolare, cioè, Eh, Di, di, di linea è una roba fantastica, sì. fantastica, poi c'è la versione del 5000 con 450 cavalli, ma questo qua 2300 cavalli secondo me per il discorso del, del bollo. Per il mille bollo, motivi è proprio azzeccato. Azzeccata, perfetta, è una bellissima macchina che non, dove non devi pagare un'esagerazione, un <coughs> come su su di la macchina furba. Eh, per noi è un peccato nel senso che queste macchine così belle, così perfette, devo dire ci creano dei problemi nel senso che mh, diventa difficile fare qualche cosa per migliorarle. Un conto è una macchina più standard, poi, non, macchine di, di, di anni fa dove potevi veramente fare di tutto, questa qua devi veramente ingegnarti per dire gli facciamo qualcosa per migliorarla. Per cui fa, mh, abbiamo fatto veramente per il momento due cose molto marginali. L'unica critica che potevo fare a questa macchina era il discorso delle pinze, mh, delle pinze freno, perché escono, sono delle belle pinze da un punto di vista mh, strutturale, eh, erano brutte perché adesso le abbiamo chiaramente dipinte che non, non, non posso fartele vedere precedentemente, però erano la classica ghisa eh, un po' sporchina, cioè un po' mh, scialba diciamo, quindi potevano veramente con poco riuscire a, a dare un tocco eh, un pochino più elegante, quindi il cliente ci ha chiesto di fare appunto una, mh, un maquillage sulle, sulle pinze, quindi <coughs> da grigie che erano, sono diventate gialle, eh, abbiamo mantenuto la, la piastrina con la scritta Jaguar sul, sulla parte centrale, eh, direi che tutto sommato rispetto a prima, poi, le, 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 a livello cromatico giallo con il verde inglese, direi che è, è un'ottima un soluzione. Già che c'eravamo abbiamo sistemato anche la parte dei distanziali, quindi distanziali back e doppia bulloneria, che sono questi da quanto? quanto sono? Eh, questi sono da 15 mm, 15 mm. Poi Mirko abilmente ha verniciato la parte esterna in maniera tale da uniformarla alla, alla colorazione del mozzo. <coughs> Quindi, una volta finito, lo vedi sulla ruota posteriore. Adesso, quando la macchina scende dal ponte, è proprio la ruota perfettamente a filo con il passaruota. Eh, anche questo, un piccolo, sono delle piccole cose che però eh, come dire, migliorano eh, l'estetica della macchina senza ovviamente eh, stravolgerla più di tanto. Al di là di questo per il momento ci siamo fermati al discorso eh, distanziali e pinze. Stiamo valutando col cliente un discorso di scarico, vedere un attimo di dargli un pochino più di, di voce perché come abbiamo detto tantissime volte eh, tutte le macchine di recente costruzione hanno, eh, salvo rarissimi casi, eh, hanno una voce che è praticamente inesistente. Quindi anche in questo caso una macchina sportiva così particolare, avere un pochino più di voce senza arrivare a, a cose estreme sicuramente ne migliora l'utilizzo ecco diciamo così ecco al di là di queste tre cose onestamente non, proprio anche noi non vogliamo proporre altro né a livello motore né a livello sospensore. cioè la macchina è perfetta quindi due tre tocchi abbiamo, diciamo che l'unica pecca dal mio punto di vista sostanziale era il discorso di colorazione delle pinze per il resto è una macchina che è difficile da, da, eh, da ritoccare okay, da diciamo così quindi questo è proprio un esempio messaggio. ecco Invece la BMW? Allora la BMW questa qui invece è una macchina diciamo più eh, di ampia diffusione su questa qua anche se anche questa è una, una bellissima macchina però eh, è più semplice lavorare su una macchina di questo genere <coughs> quindi in questo caso mh, allora questo qui è un eh, BMW eh, 114 diesel eh, depotenziato quindi già il discorso del depotenziato stimola il cliente a dire ma perché io ho la macchina che rispetto alla 116 ha 20 cavalli in meno questa nasce con 95 cavalli la 116 ne ha 115 mm -hmm. e sono 20 cavalli che sono solamente un depotenziamento tramite mappa quindi è la prima è elettronica certo, eh. certo non ha diciamo la turbina la stessa le, le, la conformazione del motore è esattamente mm -hmm. la stessa cosa hanno depotenziato dando un punto di vista elettronico portando alla 95 questo per un discorso commerciale per un, tanti motivi quindi la prima cosa che fanno soprattutto quelli che hanno macchine di questo genere è andare a ritoccare la parte elettronica come, come ho già spiegato altre volte ci sono diverse vetture di questo genere anche non so l'entry level della Mercedes classe A ci sono eh, la stessa Alfa Mito cioè ce ne sono diverse che hanno questo tipo di impostazione dove la macchina il motore è lo stesso poi per questioni ripeto commerciali la potenza viene autolimitata quindi lì basta semplicemente ritoccare i parametri con il vantaggio rispetto a una macchina che non è depotenziata, sulla quale pur facendo una mappa si guadagnano tranquillamente 20, 25, 30 cavalli, dipende sempre dalle, dalle cilindrate, in questo caso la potenza che si guadagna è praticamente il doppio, perché tu togli la limitazione e guadagni tu la riporti a 115, mm -hmm. poi fai la tua mappa sul 115 e arrivi grossomodo a, a, a ottenere quasi una quarantina, anzi più di 40 cavalli, quindi eh, sono casi particolari ovviamente, non è che uno dice faccio una macchina un 1600 e guadagno 40 cavalli. Però in questo caso, giocando appunto sulla, sul gioco della limitazione e sulla la conseguente rimappatura, l'incremento è più che consistente. Quindi, questa è la prima cosa che, che abbiamo fatto: quindi la mappa seriale per guadagnare quei cavalli. Poi, da un punto di vista più che altro estetico, lo vediamo qua: abbiamo modificato come al solito al discorso degli scarichi. Quello è lo scarico originale della vettura. Quindi, padellone come al solito: c'è cioè centrale e terminale, qui c'è cioè il padellone. Eh, del, del terminale e quello lì è il risuonatore del centrale, quindi, da un punto di vista se vogliamo ehm, più che altro estetico, abbiamo montato questa bandella posteriore, questo estrattore della Rigger, ok. Eh, abbiamo montato questo impianto della ragazzon duplex. Adesso purtroppo c'è poco spazio per poterlo vedere, e questo qua è il suo centrale. La rumorosità cambia, però è più relativa rispetto a un benzina. Diciamo che un lavoro come questo. Allora, prestazioni sul diesel quando vai a cambiare gli scarichi: zero. Eh, anzi, devi stare attento a non esagerare con la, con la diminuzione della pressione, perché vai a togliere della potenza più che a incrementarla. La rumorosità, io, su, parere mio personale, poi tanti magari criticano la mia. <coughs> Il mio pensiero però è una ruminata sul diesel, lavorando sullo scarico non è mai una bella cosa, perché comunque un timbro basso mm -hmm. alla fine ottieni sempre mm, un rincorrere un qualche cosa che sul benzina è una bella cosa, ti dà soddisfazione, sul diesel è un qualcosa di raffazzonato su, quindi da un punto di vista mm, funzionale un lavoro del genere è estetica. Cioè l'estetica, perché prima appunto il terminale usciva solo sul, da un lato a sinistra, adesso abbiamo creato questo questa, eh, sdoppiamento destra e sinistra, ovviamente devi cambiargli la sua bandella, quindi da un punto di vista estetico la macchina eh, cambia, cioè tu la guardi posteriormente al posto che avere un'uscita sola, ne ha due, eh, chiaramente è una questione. Quindi l'appagamento è un appagamento prettamente estetico. Il resto. Non ma lo fai sentire, acceso? Riusciamo se sentire vuoi sentire sì, no. sì, eh sì, ecco, riusciamo a tirare al giù sì, certo, sentirà? certo, no. certo. No, qualcosa cambia, questo è evidente, ma se io avessi fatto lo stesso lavoro sul, sul motore, benzina sarebbe stata una cosa completamente diversa. Ma eh, ho capito, però questo guarda sì, no, 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 comunque certo. un pochino, rispetto a quello che al cifotico che c'ha di serie, no? prima non sentivi nulla eh, esatto, prima un non, avevi, non avevi nessun tipo di soddisfazione. Capisco quello che dici tu e la pensi come me, però comunque sì, no, no. Diventa... è quasi più bello. Anche al minimo, anche al minimo mi è piaciuto quando l'hai accesa. Mirko, Beh, la, senti, la senti un po' meglio? Sì, no, no, no. 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 Ma per dire, tu, tu senti così un minimo di voce ce l'ha nel discorso che dicevo prima. Stesso lavoro fatto su eh, cioè, analogo sì, sì. motore a benzina. Il timbro è molto più alto. qua però, in ogni caso rimane un timbro basso, Sì, sì. No, no, qua no, è no, 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 no non è roba, male, eh. non è male, assolutamente, assolutamente. No, mi piace, bello. Ok, molto bella quella parte di dietro. Altre cose che dovete fargli su questa, no? no. Centralina, scarico, e estrattore, estrattore. Basta. Basta, okay. basta. Luca, nel complesso macchina che rimane estremamente equilibrata, e questo è uno dei, dei vostri must, no? Non vuoi sì. mai fare cose troppo. Eh, che, consig che consiglio vuoi chiudere su questo tipo di vetture? ma eh, Ripeto, mh, sono d'accordo con te. Una, una vettura del genere il lavoro è stato fatto ed è stato fatto bene mh, in maniera intelligente, più che bene Beh, il, intelligente, soprattutto per aver guadagnato uh, una bella potenza uh, rispetto appunto alla, a quella di partenza, perché è veramente sottopotenziata. 95 cavalli su una macchina di genere, rapporto peso-potenza a volte diventano quasi pericolose, tanto sì, sono, sono sottopotenziate. sottopotenziate. Quindi quello sicuramente è un lavoro intelligente. I Discorso su, sullo scarico è una questione totalmente soggettiva, ognuno ha le proprie opinioni. Questo sicuramente è un bellissimo lavoro da un punto di vista estetico perché la macchina dietro è cambiata Cambia. molto, cioè beh la, Il doppio scarico, ovviamente, da un punto di vista estetico, ha un appeal diverso. L, quello che dico io, il rumore è questioni soggettive: c'è chi può piacere, c'è chi può non piacere. Da un punto di vista prestazionale, rimane sempre il concetto di non esagerare perché, più diciamo, si decomprime lo scarico, poi si arriva a un certo punto in cui le, le prestazioni decadono proprio. Quindi è eh, lavorare sullo scarico, su una vettura diesel, piuttosto che su un benzina, sono due cose diverse, Beh, diverse. capire bene dove uno poi va a parare, quindi attenzione a, okay. a... È come slalom e discesa libera. Sembra allo stesso sport, esatto, ma sono due discipline diverse esatto, due discipline diverse. Perfetto, bravissimo. Luca, grazie mille. Eh, ci vediamo prossimamente. Per, eh sì, eh sì, eh Siamo sì, sì. sempre in attesa di quella mini del quella GP che è qui nascosta. Sì, adesso con l'inizio sì. del nuovo anno, ci dividiamo anche a quella, Vabbè. dai, va promesso. promesso. Grazie, a Luca, grazie a Mirko che là dietro con la mascherina grazie, in, grazie in grazie macchina. Grazie Pasca, ci vediamo alla prossima.